17esima vittoria di fila per le ragazze di Mister Saia in questa pool promozione di A2 femminile, quando manca una sola partita da disputare la trasferta contro la già promossa Roma Volley. Quella contro San Giovanni e Marignano era una partita che sulla carta non contava praticamente nulla per una Trento già certa del suo secondo posto, eppure le ragazze volevano mantenere la mentalità vincente e il livello di gioco e lo hanno fatto in campo con un sestetto variato solo nella centrale Meli, scesa in campo al posto di Moretto. Trento ha perso il primo set 15-25, poi ha vinto il secondo 25-18 e anche il terzo 25-22, terzo set caratterizzato dall'infortunio di Francesca Micheletto, ricaduta male sulla caviglia sinistra e sostituita per tutto il quarto parziale da Jessica Jolie. In campo anche la centrale Moretto, il set è poi finito 25-20, dunque vittoria piena per l'Itas, in attesa di capire Francesca Micheletto quanto dovrà impiegare per recuperare. Ma andiamo subito a sentire le interviste raccolte a fine match. Sì, adesso aspettiamo gli esami, ovviamente la botta l'ha presa e vedremo quale entità e che cosa riusciremo a fare. Era una partita tosta, l'abbiamo giocata per cercare di mantenere il nostro livello e il nostro ritmo partita, perché è vero che per il punteggio serve poco, però dobbiamo mantenere questo livello qua se vogliamo presentarci pronti per i playoff. Ok, tu chiamata per un brutto motivo, però sei stata bravissima a far capire che tu ci sei pronta. Sì, adesso vediamo Fra come sta, io spero, le auguro tutto il cuore che stia bene e davvero è una giocatrice fondamentale nella nostra squadra, quindi crociamo le dita. Tu comunque ottima prestazione. Sì, sono contenta particolarmente perché non avevo avuto tanto spazio anche appunto per il mio infortunio e quindi riuscire a trovare il ritmo e trovare di nuovo il campo, l'emozione di stare dentro e la pressione è stato bello. No, è importante non perdere il nostro ritmo, è stato un bel allenamento perché comunque è una delle magari possibili squadre che incontreremo in playoff, è una grandissima squadra unita e con dei fondamentali in attacco che ci hanno fatto bene impensierire sia nel primo set che negli altri e battono davvero forte.